Questa sera abbiamo come apertura la parola a Padre Polisano, che saluta la cittadinanza. Un applauso. Buonasera a tutti voi. Applauso per buonasera, no, che sono un papa, lo dice. Buonasera. E allora, io desidero esprimere il mio compiacimento nel vedere la partecipazione numerosa di tanti nostri cittadini a questo momento di partecipazione e di riflessione sul grandissimo e gravissimo problema dell'acqua. Voi sapete che l'acqua è un bene di tutti, è un bene comune che Dio, visto che sono io parrino, che Dio ci ha dato e che San Francesco chiamava sorella acqua, proprio perché l'acqua è quanto di più bello e di più prezioso c'è. Qualcuno poco fa mi diceva: abbiamo la Chiesa in mezzo a noi, e io certo rappresento la Chiesa, però la Chiesa siamo tutti noi, perché dobbiamo avere questo concetto comunitario della Chiesa, di una Chiesa che non si interessa semplicemente di quello che avviene nel Tempio, nelle preghiere, nelle celebrazioni, ma si interessa della vita della gente. Il Tempio è la strada, e quindi è importantissimo sentirci una Chiesa che vive i problemi della gente. E il problema dell'acqua è un problema delicato, importante ed essenziale, e questa sera verrà ricordato da tanti che partecipano tutti insieme come comitato organizzativo di Ravanusa, ma anche dei paesi vicini. Desidero esprimere proprio questo concetto, che l'acqua è di tutti e che l'acqua deve essere per tutti, che non può essere in mano semplicemente a pochi, che non possono appropriarsi del bene di tutti, che l'acqua non può diventare sotto governo politico interessi particolari, ma deve essere un bene gestito da tutti e per tutti. Per cui desideriamo che ci sia questa attenzione e questo impegno, perché i comuni, che poi sono i rappresentanti della città, possono gestire in prima persona e direttamente il problema dell'acqua, come tanti problemi generali dei nostri cittadini.